Buongiorno, eccoci di nuovo qui per ammirare un'altra opera del nostro splendido Museo Chiericati. Mi raccomando, occhi aperti e buona esplorazione. Osservate bene questo dettaglio. Che colore è? Beh, si tratta sicuramente di un verde chiaro e brillante. Che sia la chioma di un albero. Sì, è proprio un albero. Guardate, ce ne sono molti altri, ognuno con una tonalità di verde diversa una dall'altra. Siamo davanti ad un paesaggio boschivo. Se chiudo gli occhi, mi sembra di percepire il profumo del muschio e il fruscio del vento tra le foglie. Ma non vi sembrano strani quei due alberi quasi al centro dell'opera? Sembrano due persone che si abbracciano. I loro rami intrecciati catturano gli occhi di chi guarda. Lì cade il punto di vista e lì il pittore ha voluto accompagnare i nostri occhi. Chissà perché, tra un po' ci arriviamo. Guardate, il bosco è popolato da alcuni personaggi fantastici. Sulla destra, immerse nella luce, ci sono alcune ninfe, ritratte mentre pescano con le reti in un fresco laghetto. E sulla sinistra, un po' più in ombra, due esseri strani, con fare sospetto, si stanno avvicinando alla riva, nascosti in una barca. Hanno la pelle fatta di corteccia, le corna e la coda. Non sono esseri reali, ma fauni, divinità mitologiche che, si diceva, vivessero nei boschi, sempre pronti a far dispetti e scherzi alle ninfe, che di loro avevano una sacrosanta paura. Sullo sfondo una capanna e altre figure impegnate a pescare, a cercare qualcosa tra la schiuma dell'acqua. L'autore di quest'opera è Paul Frank, detto Paolo Fiammingo. Nacque ad Anversa, in Belgio, attorno al 1500, ma lavorò anche a Venezia e probabilmente eseguì questo paesaggio proprio quando si trovava nella città lagunare. Secondo me voleva suggerirci qualcosa di speciale dipingendo questo quadro. Forse ci voleva raccontare una storia. A me viene in mente quella di Filemone Bauci. Sentite cosa scrive Ovidio, un grande scrittore dell'antica Roma. Zeus ed Hermes un giorno viaggiavano con sembianze umane e, bussando a mille porte, domandavano ovunque ospitalità. E ovunque si negava loro l'accoglienza. Una sola casa offrì loro un letto. Era una capanna costruita con canne e fango. Qui vivevano due vecchietti, Filemone e Bauci, i quali offrirono quanto possedevano ai due ospiti. Non erano molto ricchi, ma molto buoni. Zeus, arrabbiato dal comportamento della gente, decise di scatenare la propria ira sugli uomini, mandando un diluvio. Ma risparmiò i due vecchietti, offrendosi di esaudire qualunque loro desiderio. Filemone e Bauci chiesero solo di poter rimanere per sempre insieme. Allora Zeus li trasformò in una quercia e un tiglio, uniti in abbraccio. Cosa dite? Non vi sembra che questa scena ci ricordi un po' questa storia?